Ciao. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Sera. Chi sei? Mi chiamo Giorgia. E cosa fai nella vita? Io per lavoro analizzo i social network. Ah, ok. E come mai sei qui? Perché facendo questo lavoro ho imparato molte cose su come si comportano le persone online, specialmente quando sono tristi o arrabbiate. E quindi stasera sono qui per dare un consiglio a tutte quelle ragazze che sono state lasciate e magari non sanno bene come comportarsi online e devono prendere le misure. Ti ascoltiamo. Prendiamo nota, vai. Premessa. Essere lasciate è bruttissimo, è successo a tutti, è successo anche a me, poi piano piano l'ho superata, ho conosciuto una persona, mi sono sposata, spoiler. Però io me lo ricordo com'era quando stavi con qualcuno e quel qualcuno arrivava e ti diceva ti devo parlare. Perché nessuno comincia un discorso con ti devo parlare e poi va a finire bene. Cioè chi inizia con ti devo parlare non succede mai che poi ti dice sono il principe del Lussemburgo. Tana per me. Sorpresa. Se qualcuno inizia che ti dice ti devo parlare, finisce che tu hai l'umore di un cucciolo di foca picconato sul ghiaccio. Oh, c'è da dire una cosa. Prima dei social, essere lasciate era più facile. Lui ti lasciava, tu gli scrivevi brutto pezzo di merda, punto esclamativo, avevi promesso che mi avresti amata per sempre, virgola, cretina io che mi innamoro di uno dello scorpione, punto. Glielo scrivevi sulla fiancata della macchina e la risolvevate così, tra signori. E invece adesso tu, il cucciolo di foca, che cosa fai? Torni a casa, sbatti la porta, ti avvolgi nel piumone, è luglio, non importa, vedi un divano, ti fiondi sul divano, ah! E rimani lì così, avvolta nel buio, illuminata solo dalla luce acquosina dello smartphone con cui mandi i vocali alle tue amiche. Ragazze, è successo una cosa terribile, no? Quel coglione, mo, le amiche tue che non c'hanno tutta la giornata, sto vocale se lo ascoltano al doppio della velocità, quindi quello che sentiranno loro è quel coglione. Ma io lo capisco, io avrei voluto saper reagire con freddezza. Il mio sogno quando qualcuno mi lasciava era riuscire a stare in silenzio durante il discorso di lasciamento. Il discorso di lasciamento è bello. E andarmene avvolgendomi nel mantello seguita da un pappagallo che mi fa Giafar, dove l'hai raccattato quel morto di fame? E invece noi cosa facciamo? Igieni, che facciamo? Andiamo online e scriviamo tu hai preso il mio cuore e lo hai trasformato in bollo di gabbiano. Tornerò mai a essere felice? E le amiche, no, quelle del vocale, le amiche tue, bastarde, anziché tagliarti le mani quando fai queste cose, ti fomentano, ti commentano, sei più forte tu, amo! Non la dovete fare questa cosa, perché poi noi piombiamo ancora di più nella nostra sbronza da lasciamento. La sbronza da lasciamento è quel periodo di tempo di cui tu avrai dei ricordi confusi, tipo te che non te lavi, te che te mangi i sofficini crudi sul divano, che schifo, te che te svegli la mattina con una carta di gelato appiccicata qua. Allora direi, ma come se ne esce? E te lo dico come se ne esce. Una bella mattina tu ti sveglierai e sarai pronta a cominciare il tuo turno di stalking 12 ore 24/7 dei suoi social network. E arriverà il tuo messaggero Facebook. Mia signora, mia signora!
Marco Ribarbelli si è taggato presso il ristorante pizzeria La Tavernetta alle ore 20:30 con Maria Sharon Gargiulo. Quella collega di cui tu non ti dovevi preoccupare è felice, mia signora. Grazie, Facebook. Sei un servitore fedele. Tieni, mangia pure tutti i miei dati. E quella è la goccia che fa straboccare il vaso. A quel punto tu, via il piumone, con la criniera di peli spazi via le briciole dei sufficini e sentirai una voce che nasce dentro di te, una voce antica, potente. Tu non vuoi essere felice senza di me. Se io prima non sono felice senza di te. E rinascerai con la nuova te, Beyoncé Zilla! All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Lo spirito guida di tutte le donne indipendenti. Aggiornerai la tua bio di Instagram, nata principessa, cresciuta guerriera. Sceglierai la tua nuova foto profilo, una foto del mare, di quando ti sentivi figa, preferibilmente così. E scriverai il tuo capolavoro. Il mondo non vorrà che tu splenda. E tu splendi invece. Come non avevi mai spleso. Grazie! Brava, bravissimo. Grateful. Beh, diciamo che è la verità, nel senso che sì, ormai si tende a raccontare qualsiasi aspetto della nostra vita, anche gli sfoghi, devo dire che anch'io faccio parte di questo, perché a volte fermare le mani sui social è veramente impossibile e ci mettiamo nei casini. Giorgia, sei stata bravissima, quindi complimentissimi. Grazie davvero. Mara? Anche a me hai fatto molto ridere. La tua storia è divertentissima, quello che racconti è divertente, è molto vicino alla verità. Ti faccio i miei complimenti. Grazie mille. Giorgia, voglio essere franco con te. Ma non eri Elio? Esatto. Stavo per dirlo io, ma ho pensato, troppo brutta. Invece tu... Io ho del coraggio. Brava, brava. No, ma... Voglio essere franco, quando sei entrata pensavo che non mi avresti fatto ridere. Invece mi hai fatto molto ridere. Sei molto, molto, molto brava. Penso che sia anche vagamente pazza, il che è molto utile per fare ridere. Grazie. E voglio chiederti solo una cosa prima di passare la parola al mio compagno Frank. A un certo punto hai veramente detto Bolo di Gabbiano? Ho coscientemente scelto di dire Bolo di Gabbiano. Credevo di non avere compreso bene. Invece lo hai detto. Brava, brava. Grazie. Allora, è incredibile, Elio, perché... Cioè, stavo per dire più o meno lo stesso concetto all'inizio. Nel senso, penso ci sia un pregiudizio ingiustificato e innato in ognuno di noi rispetto all'aspetto che dovrebbe avere una persona che fa ridere o che sceglie di far ridere nella vita. Tu sei assolutamente improbabile in questo, cioè sei la cosa più lontana da una persona che nella vita vuole far ridere. Questo è per te, secondo me, un grande, grande privilegio, cioè un dono, hai una fisicità che nel mondo della comicità è una risorsa. Hai tanta, tanta creatività nelle tue battute. Sei veramente eccezionale, Giorgio. Davvero. Grazie davvero. Ok, votiamo, Elio. Allora io ti donerò un bollo di Gabbiano che contiene un sì. Wow. Ren? Tu sei Giorgio. Tu sei una donna. Non so quale sia la tua religione. Non lo dirò. Ma per me è sì.
Mara? Stavo per dirlo io. Comunque io semplicemente ti dico sì. E allora Giorgia, con molto piacere, sono 4 sì. Grazie mille Giorgia. Grazie davvero. Un bacio. Bellissimi capelli. Brava, eh? Brava. Fortissima. Brava, brava. Però è pazza, è pazza. Sì. Hai spleso un casino. Spleso. Hai spleso da morire. Anche di è scritto anche benissimo. È scritto molto, bene. Molto. Ma secondo me lei potrebbe anche recitare in cose comiche perché ha una fisicità incredibile.